professor Paolo Graziano e Zio Donati e altri collaboratori. In particolare ci sono ancora due collaboratori che sono l'ingegner Gatto e l'ingegner Clarizia, che sono responsabili dei lavori anche presso la Certosa di Pavia. Come sapete, la Certosa di Pavia è un monumento di proprietà dello Stato, quindi è di proprietà pubblica ed è una delle ragioni per cui noi abbiamo deciso di lavorare su questo argomento nel quadro di una prospettiva di collaborazione tra l'Accademia, le università e la proprietà pubblica degli edifici. Questo è un esempio particolarmente complesso, ci è stato assegnato, l'abbiamo preso mano in cuore, per il semplice fatto che la complessità è tale che misurarsi con la modellazione BIM e tutto quello che poi ne consegue di un edificio di questo genere, è chiaro che ha senso di fare una prova, diciamo così, di consistenza, di capacità e di potenzialità della modellazione. Quindi eccoci qua. Io non posso naturalmente recitare tutto ciò che è scritto, lo faccio in modo molto rapido. L'oggetto del lavoro che vedete è un lavoro non professionale e neanche di ricerca, dentro un quadro di contratto pagato, è il tentativo di instaurare questa collaborazione tra la didattica ufficiale istituzionale e un'altra realtà dello Stato che è la proprietà pubblica. Ed ecco qui che nel corso di presentazione tecnologica assistita per 2 anni di seguito abbiamo proposto ai nostri studenti di modellare un edificio così complesso e poi naturalmente utilizzarlo per fare degli ulteriori loro personali avanzamenti. E naturalmente abbiamo scelto di utilizzare un modellatore. Il modellatore ci serve enormemente perché dobbiamo costruire una serie di oggetti e gli oggetti sono i suoi elementi architettonici, sono le parti d'opera, possibilmente fino al dettaglio, non è che ci siamo ancora completamente arrivati al dettaglio, okay? Ma è una strada che progressivamente mettiamo in atto e sia chiaro che vorrei scomparire subito il campo da qualche obiezione che ho sentito, che il procedere come stiamo procedendo nella modellazione degli oggetti dell'organismo edilizio sia in qualche modo distante o contrapposto al procedimento che è invalso così tanto nella prassi dei restauratori, che è quello di utilizzare delle immagini di laser scanner e dal numero di punti dedurre. È chiaro che non ci può essere una vera, per tutto non esiste niente. È chiaro che l'obiettivo è quello di creare un contesto in cui io metto a frutto la capacità di modellare l'organismo edilizio, vale a dire, cioè, ciò che tiene su la mia costruzione, muscoli, nervi, ossa, flussi sanguigni, flussi linfatici, quello che volete, energia che ci circola dentro, da una parte, dall'altra parte, chiaramente, come in questo caso, tenere in conto l'enorme valore dell'apparato decorativo, eccetera. Noi all'apparato decorativo possiamo arrivarci, è il passo successivo, non esiste nessuna contraddizione, il modello della sua elasticità consente di unire queste diverse sezioni di dati, questi diversi insiemi e sottoinsiemi di dati, in un unico modello di cui rimangono stabili i sistemi di relazione e che quindi mi consentono anche le relazioni, di mantenere il sistema di relazioni e quindi di aggiungere, oscurare, togliere, moltiplicare le versioni del mio modello senza nulla perdere, ma finalizzando il mio scopo. Le immagini stanno a dire che noi cominciamo a lavorare gli oggetti. Gli oggetti naturalmente sono sempre più complessi, voi mi capite che sintetizzo, sono sempre più complessi, dobbiamo descrivere una realtà difficile, molto articolata e dobbiamo descrivere per oggetti isolati. Per esempio, vedete qui c'è una pianta, vedete il pavimento, quel pavimento lì è fatto da tanti oggetti singoli, poi li vedremo. Naturalmente non vi stiamo a spiegare le furbizie con cui si rendono comunque abbastanza piccoli l'entità dei file per non sovraccaricare il software e l'hardware. Però vedete che noi, se guardate il pilastro che c'è di là, riproduce esattamente l'oggetto che abbiamo a disposizione, è un pilastro polistilo fatto con un nucleo centrale di un granito
grigio della mantellina, brutto ma fortissimo in termini di strutturali, e poi rivestito di marmo di Candoglia, perché le fabbriche del marmo di Candoglia erano del Duca, e il Duca di Milano ha iniziato, ha assunto la costruzione della Cella di Pavia come suo buon di tiro e anche come evidentemente luogo del riposo oltre la vita. Bene, come vedete qui facciamo vedere come nell'ambito di un'operazione didattica c'è un lavoro di rilievo fatto con tutto quello che c'erano le istruzioni scritte, compreso gli scrizioni, no? Ma che poi vengono modellati in oggetti di forma. Oggetti, quindi oggetti che all'interno di un modellatore portano con sé tutto il sistema di attributi e ereditano i sistemi di attributi, non solo, e ereditano il loro posto e il loro ruolo nella tipologia dell'edificio descritta dal sistema di relazioni del modello. Il sistema di relazioni del modello è fatto su una serie di leggi e su una serie di regole, che le leggi fisiche sono ovvie, ma ci sono anche tutte le altre regole che sono scritte e che noi possiamo continuamente verificare. Se quello che stiamo facendo è corretto, corrisponde alle regole di un modello edilizio, oppure no. Naturalmente qual è il problema che qui stiamo facendo di vedere? Che ci cimentiamo non con un edificio contemporaneo. Gli edifici, i software nascono, i software di modellazione tutti, di simulazione tutti, nascono per gli edifici contemporanei di nuova progettazione e costruzione. Il lavoro è quello di trasportare queste capacità interpretandole, declinandole su degli edifici storici. Qual è il problema degli edifici storici? Presto detto, la loro individualità e la loro unicità. A questo punto noi, tralascio di commentare le immagini, il nostro compito è quello di sviluppare un modello dell'organismo edilizio. E finalmente arriviamo qui e vi diciamo che sono molteplici i modelli, sono compresenti, coesistenti, sono tra loro perfettamente integrati perché stanno sulla stessa maglia di nodi e di archi che rappresentano il sistema di relazioni e naturalmente sono dinamici e diacronici, nel senso che il mio modello, che oggi faccio in modo grezzo, sufficientemente corretto, neanche corretto, perfettamente, sufficientemente corretto anche dal punto di vista metrico, nello sviluppo delle mie attività di rilievo, di messa a punto, di indagine, lo posso continuamente arricchire dei dati che mancano fino all'apparato decorativo. Quello che vedete qui a destra non è una fotografia del coro della Cella di Pavia, è il modello della Cella di Pavia. Uno lo guarda e dice, ma qui ci sono gli stalli perfetti, il pavimento fatto di piastrelline, di ceramica, dipinte a mano, rilevato tra l'altro, e però si capisce che non è una foto. Guardate il fondo, non ci sono gli affreschi sul fondo. Chiaro, no? È un modello, non ce li abbiamo messi ancora. È un modello edilizio tecnico costruttivo delle murature con il loro intonaco. E così però piano piano ce li possiamo aggregare, li possiamo mettere, e vedete che continuiamo nella crescita del nostro modello, ci mettiamo. Naturalmente quella che vedete a destra adesso è una fotografia, qui credo che non ci siano dubbi, e quello che invece vedete a sinistra è il modello che progressivamente ha già tutte le caratteristiche dell'organismo tecnico costruttivo che presiede anche al sostegno, mantenimento e in realtà anche alla conservazione di quello che è l'apparato decorativo meraviglioso che vedete lì. In questo modello, ecco perché io magari preferisco fare così, se voi guardate c'è l'altare. L'altare è descritto nel dettaglio, perché gli studenti l'hanno rilevato con mezzi tradizionali, nel dettaglio, l'hanno descritto nel dettaglio e poi vedete che ha un destino. Gli studenti anche esagerano delle volte, mi fanno questa roba qua, che io non ho neanche tempo di fare, voi vedete che cos'è. È una cancellata in ferro fucinato e bronzo, io avevo chiesto di trascurarlo, ma siccome gli studenti si sono appassionati, l'hanno fatto. Questo è un oggetto BIM IFC, quello che stiamo vedendo è ancora BIM, poi ulteriormente, no? Per cui eccolo qua, naturalmente a destra vedete una fotografia del reale e a sinistra c'è il modello che la riproduce. Questo per farvi vedere anche come progressivamente siamo diventati capaci di avvicinarci, no, alla corretta interpretazione. Corretta, non ho detto perfetta.
Okay? È chiaro che progressivamente è la meta a cui dobbiamo arrivare. Ancora una volta, questa volta a sinistra c'è una fotografia e a destra c'è il suo modello costruttivo in cui timidamente abbiamo anche cominciato ad attaccare su qualche pezzetto di decorazione. Lo facciamo senza sforzo e senza problemi a partire dalle fotografie digitali che hanno fatto gli studenti perché è metricamente corretto. Quindi il modello funziona. Ancora una volta qui, BIM per ricostruire, questo titolo vale la pena. Io non ho visto ancora gli studenti capire benissimo come sono fatti gli organismi edilizi complessi che noi attraverso tecnologia dell'architettura cerchiamo di spiegargli e ci mettiamo magari le nostre migliori forze, le nostre migliori parole, non ho mai raggiunto dei risultati paragonabili all'apprendimento che producono gli studenti quando glieli faccio modellare. È chiaro che il vantaggio straordinario che oggi ci danno le tecnologie digitali è quello di usare una materia plastica leggera, costo zero, tempo poco, ci vuole un'abilità, ma si acquisisce, non c'è la materialità, però ci sono tutte le virtualità, tutte le virtus, cioè tutte le qualità che noi vogliamo insegnarci in questi oggetti ci sono. E quindi gli studenti da una parte imparano benissimo la logica della costruzione, per esempio dopo un po' capiscono che il grandioso segreto di una basilica, meglio una cattedrale come questa, e di tutta l'architettura storica, ben prima del calcestruzzo armato, è la legge dell'equilibrio, no? Non è così semplice da capire, non è così semplice vederla materializzata nei membri costruttivi, architettonici più a dettaglio. Però in questo modo è efficace la traduzione. Naturalmente vi faccio grazia della quella certo di Pavia, finisco brevemente e passo la parola al collega professor Paolo Graziano che va dentro lo sviluppo dei dettagli. Naturalmente anche per noi avevamo un problema grandissimo che erano le vuote sono qui particolarmente difficili perché sono, come avete visto prima, prendo un attimo nelle foto, la centrale un po' di simmetria ce l'ha, non vi dico le laterali che hanno, le navate laterali hanno le vuote con un solo metà contrafforte, metà costolone che si appoggia e si integra nelle altissime pareti portanti che spiccano molto dal piano delle cappelle che c'è sotto, ok? E quindi il problema di modellare queste robe qua era molto serio, di individuare la corretta geometria, attenzione, una corretta geometria con una, come dire, imprecisione programmatica. Sappiamo che c'è una tolleranza, non è un rilievo laser scanner al millimetro, lo sappiamo. Quando ce l'avremo potremo inserirlo e correggere il nostro modello in modo abbastanza semplice, basta saperlo fare. Ma è chiaro che a noi interessa prima di tutto mettere a punto un organismo edilizio che abbia tutta la coerenza del modello di costruzione e di linguaggio di architettura che questi bravissimi architetti ingegneri a suo tempo hanno fatto. E l'abbiamo sviluppato. È fatto da oggetti, ogni parte che vedete è un oggetto. Queste sono le quattro campate d'ingresso, le volte, naturalmente ci sono gli archi direttori gotici e le volte che sono gotiche, qui vedete ancora, vado avanti, questo si riferisce ancora alle campate e questo invece, lavoro di quest'anno, un pezzo di transetto che ha degli altri aspetti di complessità un po' analoghi e un po' diversi. Qui in questa immagine vi faccio vedere la campata laterale con il costolone zona. Finisco, naturalmente c'è tutte le altre parti e qui mi fermo e faccio quando il nostro. Spento questo qua. Proviamo abbastanza. Sì, io. Allora, potete immaginare quale difficoltà ci sia nel far capire agli studenti che prendono in mano un software che non hanno mai usato prima e che non conoscono, che prendono in mano una realtà come la Certosa di Pavia che ha una storia che è lunga 200 anni di costruzione e si cerchi di disegnare, modellare questa struttura di allora con un software di adesso che assolutamente non considera questi elementi, cioè non ci sono. Superato questo gap, la questione del BIM, dell'IFC e della possibilità di
muovere i file da un software all'altro senza dover per forza tutte le volte rieditare ogni cosa, ma soprattutto senza perdere ciò che è fondamentale, cioè la lettera I della parola BIM, dell'acronimo BIM, cioè le informazioni che ciascuno studente, ciascun operatore ha inserito all'interno di quel pezzetto di progetto che ha fatto, diventa fondamentale, ma soprattutto diventa fondamentale la continua verifica della congruità di queste informazioni. Per cui nel momento in cui io vado a disegnare queste volte, mi controllo e verifico anche che una volta fatto l'oggetto, questo oggetto sia effettivamente estrapolabile, cioè che possa essere preso, salvato in IFC e controllato per poter andare a vedere che effettivamente non ci siano errori, non ci siano schiste, non ci siano dimenticanze e soprattutto che la parte di informazioni sia correttamente compilata. Per un motivo anche relativamente semplice, perché quando io ho fatto il modello, prendo il modello e lo carico all'interno di un altro software. Passo attraverso un visualizzatore per fare una verifica formale immediata. Dopodiché, non mi accontento di questo, scelgo un altro software di modellazione e carico il mio modello. Il risultato è che il modello viene su corretto. Fin dove è possibile, non possiamo pretendere una perfezione assoluta. Però questo è un software completamente diverso da quello che abbiamo utilizzato prima. Software commerciale, comunque, non per l'altro, non ha importanza. Questa cosa funziona anche viceversa. Avete quel software lì, se seguite queste regole ottenete lo stesso risultato contrario. Ma come si fa a arrivare a ottenere una cosa del genere? A parte la pazienza dei ragazzi di modellare il core, modellare le colonne, modellare tutte le parti, intagliare ogni singolo pezzettino, permettetemi di chiamarlo in maniera impropria, ogni singolo pezzettino che è inserito in questa immagine è un oggetto BIM con le sue caratteristiche. Quindi è il concio della colonna, il concio della colonna principale, portante l'arco, le colonnine, piuttosto che gli stadi del coro. L'unica cosa che è stata detta, ragazzi, non impazzite, dove ci sono gli affreschi, si fa la foto e si applica la foto, perché l'affresco lo andrà a sistemare il restauratore, non lo strutturista. Stiamo parlando di qualche millimetro di intonaco, di affresco, di legno, su una struttura che deve reggere il tutto. È la struttura che andiamo a indagare con un sistema di calcolo strutturale di verifica. Andiamo a indagare la pellicola o la patina dell'affresco. Dobbiamo avere in mente di separare le due cose. Questo, il coro, è comunque modellato. L'unica cosa che mi rende gradevole questa immagine è proprio la sovrapposizione qui e là di qualche fotografia. Il risultato di questo che cos'è? È la sequenza delle operazioni che vengono fatte. Per cui io isolo, prendo un pezzettino, la mia colonna, ne isolo il concio. La colonna è stata disegnata esattamente basandosi sulla indagine di come erano state costruite quelle colonne, indagine condotta nell'archivio. Per cui, come possiamo dire, abbiamo ripreso il disegno originale. Certo, non possiamo sapere che tutte le colonne sono state fatte in quella maniera, però se abbiamo il disegno originale, riteniamo che siano state fatte in quel modo lì. Ogni singolo pezzettino è stato modellato, inserito e verificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna identificarlo per dire che cos'è. Bisogna dire al sistema se un pezzo interno o esterno, perché cambia notevolmente. Bisogna classificarlo. Bisogna inserire per ogni singolo pezzo tutte quelle informazioni che lo qualificano. È chiaro che lavorando sull'esistente questa cosa diventa molto pesante e complicata, perché bisogna sapere di che cosa si sta parlando, bisogna sapere quella pietra che tipo di pietra è, quel marmo che tipo di marmo è. Però fatto questa cosa e continuato a verificare, per esempio stabilendo anche se è portante o non portante, che non è banale la cosa, qua c'è tutta la parte dei passaggi che devono essere fatti, fin tanto che io lo porto fuori. Nel momento in cui ho il mio FC, fatto apposta questo errore, tra virgolette, io vedo che il mio elemento, questo, non è stato correttamente configurato perché è in grigio, gli mancano le informazioni, quindi mi accorgo che ho dimenticato qualche cosa. Mentre questo, grigio scuro, se si vede i pezzettini che sono dietro, sono già quelli che sono stati codificati. Vuol dire che se sono codificati, vuol dire che nella parte di qua della mia immagine io riesco a vedere esattamente tutte le cose, tutte le informazioni che ci sono.
Subito facciamo che andiamo a vedere il modello IFC, ma soltanto una piccola cosa ancora. Sul laser scanner, il laser scanner mi restituisce quella che è la pelle, cioè mi dà quello che io riesco a vedere, ma non mi restituisce la struttura. E io so anche che è molto complicato, per non dire che a oggi è impossibile riuscire ad ottenere automaticamente dal laser scanner la struttura. Però io posso anche pensare che se questo è l'aspetto esteriore e mi interessa, sì, ciò che mi interessa è la struttura, io posso ottenere questo risultato. Cioè di avere esattamente qual è la struttura portante. Effettivamente, volutamente non è definito materiale. Qual è la struttura portante? Sulla quale posso mettere la pelle e quindi ottenere un risultato finale che è esattamente, dove è il filmatino? Del modello, scusa, non c'era. Ah no, ok. Non c'era una cartella. No, va. Ah, ok. Quello che volevamo vedere invece erano uno di questi. Ah, ok, per far vedere che. Era uno di questi. Ok, quindi apriamo uno, adesso facciamo vedere un pezzo centro del. No, no. Qui è partito un altro organizzatore, ovviamente. Se vuoi anche su te. Sì, in realtà. Sulla macchina, sull'altra macchina ci sono questi visualizzatori, sul nostro ce n'era un altro, vediamo che funzioni, perché abbiamo cambiato parte, avete capito, sì, c'è sì, in pratica vedere il. Allora, lo scopo di questo ultimo 10 secondi è farvi vedere il modello di un pezzo della certosa, di un pezzo del core, in questo caso se ho cliccato correttamente, oppure potrebbe essere un pezzo del transetto, eccolo qui, adesso lo devo far vedere, non è privo di imperfezioni, non è concluso il lavoro, ma guardate quello che voi state guardando, è un modello IFC, lui ha aperto su Libri, sta leggendo il modello IFC del, in questo caso il pezzo del transetto, no? Che, ha, che poi accede ancora attraverso questa grande apertura della certosa. Sì, è stato chiaro? Sì, visto che noi abbiamo un problema abbastanza analogo, quindi uomo di Milano piuttosto che Colemaggio, abbiamo grosse difficoltà nel definire come sono fatte le cose. Ovvio, la perfezione non è di questo mondo, eh? Però volevo chiedervi come voi la state affrontando, proprio perché mi riconosco nei problemi. Quindi, esempio, muri del Duomo, un metro e qualcosa, poi rastremo, ma io non lo so cosa c'è dentro. Quindi voi dite, sui pilastri me la sono cavata perché ho i disegni. Se prendo il caso del Duomo, i pilastri sono stati completamente rifatti dai lavori di restauro quando il Duomo ebbe il problema della falda. Quindi se io mi basassi sui disegni originali, il mio modello sarebbe una tragedia. Dal punto di vista termico, perché è ovvio che un'utilizzazione che stiamo pensando è quello, il muro da un metro che io simulo in un modo piuttosto che in un altro o basandomi su determinati parametri, insomma cambia parecchio. Allora volevo chiedervi, così per un confronto, come dire, di problemi, come state agendo. Per esempio, vedo che voi non avete nelle tip, almeno non nei nomi, che ne so, quello che vi legge i documenti d'archivio, quello che è l'esperto di strutture storiche, perché noi per esempio senza quello che ci legge determinati documenti d'archivio, che noi non siamo in grado, perché quando cominciamo ad andare oltre un certo periodo le mie competenze cessano proprio totalmente. Quindi volevo capire voi come state affrontando questi problemi. Devo dire che per nostra fortuna non abbiamo affrontato una cosa così complicata da un punto di vista di ricostruzione storica, nel senso che il periodo di tempo è abbastanza limitato, la documentazione l'hanno studiata le persone, i frati, insomma, per cui ci hanno detto già quali erano i documenti, quali erano gli elementi che ci potevano servire. Ne abbiamo fatto uno studio sperimentale,
per cui abbiamo preso per buono il documento che ci è stato dato, ne abbiamo cavato fuori il disegno, gli studenti se lo sono ridisegnati a mano, abbiamo fotografato tutte queste cose, e poi su questo abbiamo cominciato a lavorare. Non abbiamo le risorse che ci permettono di fare tutte le indagini tecniche, ma abbiamo ben presente che a un certo punto, quando ti manca la documentazione e non sai come è fatta, hai per forza bisogno di un supporto che rimane sempre molto teorico, cioè questo elemento che è stato costruito in quell'anno e probabilmente in quel decennio è stato realizzato, lo si costruiva in questo modo, è molto probabile che sia fatto in questa maniera. Le rovescio la frittata dicendone un'altra cosa: per fortuna siamo bimbi, per cui io posso inserire dentro quelle informazioni che ho, che sono riuscito a raccimolare, a raccattare fino a quel punto. È uno dei discorsi che ci ha portato a fare un ragionamento che non è anche, che ne anticipo, ma che non è ancora così sviluppato da poter essere illustrato in maniera concreta, è che ci siamo trovati nella stessa difficoltà della rappresentazione, cioè esattamente come si parla di livello di dettaglio nella rappresentazione grafica, ci siamo accorti che noi non abbiamo ciò che potrebbe essere il livello di informazione, cioè non ho oggi modo di dire guarda, io questo pilastro l'ho fatto con un livello di informazione 100 perché sono riuscito a ritrovare esattamente tutto quello che mi serviva, oppure perché a fianco ne è crollato un pezzo coevo, l'ho potuto vedere e so che è stato fatto così perché sono in Italia, oppure ho una parte che non ho potuto indagare perché l'unico modo che ho per indagare è quello di tagliarla e poi faccio un carotaggio da assassino. Sì, certo, uno dico, allora, non ho i raggi X per poter vedere come è fatto dentro, non ho la possibilità di indagare perché l'unico sistema sarebbe quello di fare un carotaggio orizzontale, dico una cosa da fare di frizzare i capelli, come posso fare? Posso soltanto dichiarare che sono a un livello di informazioni 10, 15, per cui quando io passo un modello a qualcun altro gli dico attenzione, il livello del dettaglio del disegno è un lodo 5, ma il livello di dettaglio delle informazioni LOI, va bene, ok, è 10 se voglio fare 100, oppure è 1 perché non ho potuto avere quest'altro. Questa è una difficoltà irrinunciabile. Però ripeto che ciò che abbiamo visto, soprattutto sperimentandolo sulla pelle degli studenti, che dicevano, ah, io non so fare questa cosa. Mi sento bene, incomincia a farla, poi andiamo a fare la foto, vediamo com'è, le confronti e vediamo che cosa devi integrare. Alcuni pezzi devono essere rifatti completamente perché è proprio sbagliato, altri pezzi invece devono soltanto essere sistemati, un po' come si diceva nell'intervento prima, diceva io stabilisco quale potrebbe essere l'altezza della mia volta, quando poi scopro qual è l'altezza vero, vado a cambiare quel parametro e ridimensiono tutto. È quello.